Ciao a tutti! Oggi prepareremo le farfalle impazzite. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono spinaci lessati strizzati, acqua, burro, prosciutto cotto tagliate a pezzetti, panna da cucina bimbi, parmigiano grattugiato, pasta tipo farfalle, sale, pepe e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale gli spinaci e li facciamo tritare per 30 secondi a velocità 4. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro. Il prosciutto cotto. La noce moscata. Il pepe. E un pizzico di sale. E li facciamo cuocere per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Mettere l'acqua, il sale e portare a ebollizione per 7 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungere la pasta. Mescolare con la spatola. E cuocere per il tempo indicato sulla confezione, che nel nostro caso sono 12 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. 2 minuti prima del termine della cottura fermeremo il bimby e aggiungeremo la panna. Abbiamo fermato il bimby. Aggiungiamo la panna. Aggiungiamo e facciamo proseguire la cottura. Aggiungere il parmigiano grattugiato. Amalgamare un po' con la spatola. Aggiungere e facciamo amalgamare per 1 minuto, antiorario, velocità soft. Le farfalle sono pronte, impiattare e servire. Farfalle impazzite! Grazie e alla prossima ricetta!